Good morning Vietnam, buongiorno a tutti ragazzi Allora eccoci qua Con il mio consiglio di appuntamento prima di pranzo, tanto per salutarvi E niente, il tema della giornata è questo 2021 Prima cosa vi faccio gli auguri a tutti, a chi si sta mettendo adesso online, a chi mi segue e vi faccio gli auguri di un buon anno e... Quali propositi avete per questo, per questo anno nuovo? Io dicevo, come ho scritto in, nella news Praticamente vorrei la cura per il covid Perché sono un po', sono un po stancato ah, La cura, cioè, vorrei che il covid finisse Perché sono un po' stancato di, di restare a casa Ligio alle regole Quindi a non fare feste e quant'altro e mi sono un po' rotto il cosiddetto. Però, visto che non sarà una cosa facile, e vorrei partire con un'altra crociata. Che è quella, vogliamo il portiere su FIFA volta 21. Perché non si può portare il portiere. Porco, se cioè, si può portare il portiere, fatemi sapere che ne pensate. Siamo qui. Poi, questo 2021 è iniziato già nel migliore dei modi. Apparentemente, piove sempre. Insomma, anche di possiamo andare a fare una passeggiata perché prendi tipo secchiate d'acqua infinite. E direi di iniziarlo con una scena proprio per augurarci un, uh, un, un, un anno felice e asciutto. Cosa può succedere in questo 2021? Potrebbe piovere. Cioè io questa scena l'adoro adoro. E questo, così è iniziato il nostro 2021 con la pioggia. Intanto vediamo, vediamo un buongiorno a Gran Luca. Buongiorno Lucone. Che state a fare sta su giocatore dead, no? Maialetti. E quindi, niente, eccoci qua. Eh, questo 2021 è iniziato sotto la pioggia. Probabilmente sta piovendo in ininterrottamente non so quante ore ormai. Mi volevo andare a fare una passeggiata stamattina, ma manco per la ceppa. Tra l'altro vedo la, la chat è un po' spaginata, che sa che ho toccato qualcosa che non dovevo toccare. Vabbè, questo lo dovrò rimettere bene qualcosina. Come al solito, ho sempre queste mani piene di dita che toccano qualsiasi cosa e vanno a sputtanare il tutto. Sta a giocare Dead, no? Bravo, bravo, che state a fare? Eh, È la carriera d'animalista, mi pare, che avete capito. State a caccia di... di animali leggendari? Buongiorno, Veronica. Bonjour, bonjour. Stai a giocare pure te, però? O te sei appena alzata? Io, l'altro mi sono alzato... Dieci minuti fa ho fatto una mega doccia ed eccomi qui pronto ad affrontare questa giornata di sole! Corca! Quindi che fare? Passiamo un po' di tempo online! E vi accompagno un po', si vi va fino all'ora di pranzo! Con questa mia piccola live mattutina! Dai, gli diamo dei carretti pure su Red Dead Così alziamo un po' di money Ah, <ride> grandissima Veronica Subito a nerdare Mi pare giusto Cosa santa e giusta Tanto che vuoi fa? Asciunse e posci E fuori ci sta l'uragano Ed ecco il mio gatto Che ovviamente come accendo la live Viene sotto in mia Guarda, Eh, perché? Vuoi oh, partecipare pure lui? Non mi posso sedere a questa postazione Che subito arriva il gatto Io comunque adoro troppo Franche Seigioni, non so se l'avete capito, e infatti ora mi vado a cercare un'altra scena. Dio quanto lo, quanto lo amo questo personaggio. Niente, stamattina la vedo così, io. <ride> Molto in bianco e nero. Che genialità, che genialità, che genialità. Allora, no, come l'audio? Non arriva l'audio? Ma che davvero? Ma come? No, 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 vabbè, mi si è sputtanato qualcosa nella... nel, nel computer. Che spettacolo, niente. Quindi, tutto quello che ho mandato fino adesso, quindi, mi dite che non si sente benissimo. <ride> che spettacolo. Insomma, che mi dite? Che, quali propositi avete per questo 2021? Dai, fatemi sapere. Intanto vediamo se riesco a capire cosa è successo. Ovviamente, tipo, stai tipo una settimana a settare il programma e poi quando ti serve, giustamente, giustamente non ti funziona perché. Non si sono salvate le opzioni che avevi sistemato. Che cosa è successo? Allora. Vediamo, 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 adesso ho fatto un altro settaggio che sicuramente non tornerà adesso subito online Perché sicuramente dovrò riavviare tutto, spero, facciamo un altro, una, una prova, vedete se si sente qualcosa ah! Ditemi se si sente l'audio, così io capisco se sono riuscito a ripristinare altrimenti, pazienza Lupo la, cosa? Lupo la e castello, come diavolo parli? è lei che ha cominciato. No, no, non è vero. Non esisto, esisto è lei è il padrone. Eccolo là. Casa. Si sente Francesco, anzi, buongiorno Francesco. Poi tu stai su Red, De Red Dead? Fatemi sapere se si sente perché niente. Mi si era spostato un settaggio e come al solito la prendo in quel posto perché molto probabilmente ho chiuso il programma e non si era salvato il tutto sei uscito di testa o sei uscito dal gioco? ah si sente perfetto e niente si era spostato un settaggio che avevo fatto con il quale avevo praticamente combattuto in settimana che il mac purtroppo non è eh, come il pc quindi ci devi sbattere un po' la testa per fargli fare le cose che mi dici, francese Tutto bene? Allora, ma siete. Vogliamo fare sta petizione? Per far venire il portiere su volta e su. Dai. Vogliamo giocare a importa. A volta. E quindi niente. Mi sono bruciato la prima scena. Era quella che volevo far partire. Per far partire la trasmissione, quella che altro pot potrebbe succedere potrebbe piovere, è quello che sta succedendo da questo inizio 2021. E beh, oh, pare poco! Cioè, siamo riusciti a portare a Ziolino su, su volta. Cioè, già quella è una, è una gran vittoria. Poi, metti se riusciamo anche a fargli avere il portiere. Ma de che? Contiamo come il due di picche quando regna bastoni. Però vabbè, un peccato, un peccato perché il gioco è molto divertente e col portiere potrebbe essere stata una buona una buona carriera. C'hai skill a 91? Ah, ci sei riuscito. Buono, buono. Tra l'altro, sto vedendo che eh? allora c'ho la chat che non mi si carica subito. Se passo da una scena all'altra mi si fotte la chat. Questo è successo qualcosa. È successo qualcosa. Ho sbagliato a fare qualche settaggio. Niente, stamattina andava un po' così. la una trasmissione un po' buggata. <ride> Eccola. Buongiorno Patrizio, portiere schifo. Se dici... Ma no, dai, sarebbe carino, no? Cioè, c'hai... Cioè, alla fine... me vuoi giocare in 5. Ah, vedi? Mi carica la chat è così, vabbè, fa un po' le bizze, come potrebbe dire qualcuno. Si è svegliato, dici francese? Buongiorno, buongiorno pariziaccio. Ma chezio, ma non che si è svegliato, secondo me. Già ho riportato il cane a eh, fare la sua passeggiata mattutina. Che ieri ci ha crollato. A, a una certa. Ah, dalle 6 che sto. Mo, vabbè. Mo, dalle 6 che sto in piedi. Cioè, Vorrei vederla sta cosa. Cioè, non non, non ci credo moltissimo. Eh. Dalle 6. Ah, ecco perché. <ride> perché gli fa male la caviglia. Perché è un sagnoccone e casca nelle pozzanghere. Devi evitare le pozzanghere, padri Le, le pozzanghere sono so, so, so infami so. Quando sono piene d'acqua Poi dove non te ne accorgi E buche Ci vai dentro e Ti fai male il caviglione No, vabbè, certo Ma allora Sì, vabbè mettere il player che fa il portiere Sarebbe inutile Ma inutile Alla fine no Perché comunque è l'unico che può parare con le mani poi, pure se esce dalla porta e va in attacco, oh, le partite sono ancora più rocambolesche, no? C'è cioè, più possibilità di far gol, quindi alla fine ci sta, diciamo. Eh, allora la, la, la caviglia non c'è più, dal ginocchio più è solo dolore, è dolore più che gamba. Eh, guarda, un amico mio ha iniziato così e poi amputazione. È andata proprio così, è andata proprio così, gamba segata. Fai, fai causa alla ragione con buche di Roma. Eh, ci cioè, sarebbe, fai causa ben po' di cose. Uh. Ah, vedi, ho proprio la chat sputtanata. Ah, la vedo proprio tutta incasinata. Che cazzo era successo? Eh, vabbè. Ho toccato, a me sa che ho fatto qualche stronzata. tipo tipo, copiato la chat da un'altra scena. E mi sa, tipo, sputtanata. Vabbè. Poi la sistemiamo con calma. Chi è che è morto, Francesco? Non ho capito. Ah, sì, no, gira con una gamba sola, mo. eh no, no. Non è morto. Da oggi sarà Patrizio Gamba di Legno. Ah, la caviera H24 dai. Vabbè, non lo so, lo so, le caviglie purtroppo sono una brutta cosa. Ne so qualcosa io. Ne so qualcosa. Purtroppo. C'è una caviglia che praticamente è tipo una. Ma è colabrodo. No, comunque stavo a vedere. Stavo un attimo sur, uh, su Facebook, su Star Wars Fan Italia. no? E l'ho fatto uscire una foto che adesso vi faccio vedere. Te cioè l'ho vista stamattina mentre Ero in bagno No per... <ride> so, la, la cosa di quando vado al bagno Mi metto a leggere cazzate su facebook Roba varia o le notizie varie Ma no, vi devo vedere questa foto assolutamente Cioè <ride> Sto a morire sto Praticamente il, com il, il comunicatore <ride> assomiglia al gilet for Women, Cioè, bueno, cioè, quei gonne che praticamente parlava dentro un depilatore per donne, credo. Eh. Oh, eh, so un po' gli assomiglia, dai. Diciamo che è po un po' forzata sta cosa, però gli assomiglia. Direi che questa diciamo ci sta tutta come foto del 2021. Per iniziare il 2021. No dai, vabbè, a volte già va bene così. Metti anche un giocatore che fa il portiere diventa una facciolata. No, secondo me no. Poi gioca in 5. Eh, alla fine però c'è un un, uno che può anche parare. Cioè, quindi alla fine che cambia? o giochi in 4 o giochi in 5. Però almeno completavi tutta la cosa e non, te, e non bestemmiavi col... Uh, il personaggio non giocante che ti dà la palla a cazzo di cane e ti fa bestemmia male. Poi alla fine, capito? Cioè, fondamentalmente puoi giocare in 3 contro 3, 4 contro 4, 5-5 contro 5 col portiere. Cioè, a punto mettilo il giocatore, no? Che te costa, però niente. Per, fa per fare la carriera del portiere devi andare a giocare a FIFA 11 contro 11. Cioè, ovviamente, fa fare la carriera, quella classica. Quindi alla fine, perché non metterlo anche in volta? Cioè ma niente questo sarà il mio cruccio per tutto il 2021 ma con tutti i problemi che ci avevamo stai a ponza... al portiere di FIFA e eh, vabbè allora, ecco qua un po' di spam sulla chat ci voleva questo mo lo blocchiamo subito Intanto c'ho i miei gatti che... ...apparentemente si stanno a massacrare. Insomma, dai, allora... ...quali sono le vostre... ...questi vostri propositi? Buoni propositi per 2021. Fatemi sapere. Su, 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 parlatemi. Svelate, svelate ovunque voi siate. Per citare un vecchio film. Ah, e vabbè, eh, questo è... Eh, ...sì, Veronica... ...perlomeno non ti chiedono di uscire le tette. C'hai ragione. Questo purtroppo è ma a doppio taglio se sei donna su, su questi canali, cioè nel senso che magari attiri di più spettatori, però purtroppo attiri pure tanti coglioni, eh. quello è quello il problema, sta sempre così. E sarà sempre così purtroppo. <ride> Poi proprio Francesco con i capelli, ma perché? Ma perché sei proprio il Grinch, cioè, sei proprio un bastardone. Dai, Francesco è bello così, ormai cioè, i capelli per noi sono un lontano ricordo e va bene così, insomma. Anch'io un giorno avevo i capelli fino al culo e adesso, cioè, è un crestino a malapena, insomma. Anche perché fammeli fa crescere, ma sarei proprio un bruttino. Eh. Non è che sono bello adesso, però... Cioè i capelli così adesso, proprio no. Quindi Francesco, ma proprio Francesco non mi ricordo mai quei capelli, sinceramente. <ride> Non ti arrabbia, però, cioè, però non, Pure oggi sta me Era capitata una un immagine, cioè una foto tua da, da, da decina d'anni fa, però più o meno era così, cioè, no, cioè nel senso, nel senso no, che, cioè non me lo ricordo mai, capellone. Cioè. Eh vabbè, questo ecco sempre. Questa è una bella cosa. Vorresti aprire un centro pensione un addestramento per cani, ma ci voglio parecchi soldi eh, purtroppo quello è proprio sempre il problema di base. Non c'è niente da fare per ogni cosa che eh, comunque per forza di cose, eh, comprende acquisto di strutture e quant'altro, eh, purtroppo è di difficile realizzazione se non c'hai purtroppo un, uh, un fondo a cui attingere. Ma comunque davvero, però ti chiedono di te uscire tette. Ma sta cosa, <ride> mi è rimasta un po'... Porca miseria. Assurdo, assurdo. c'è cioè, 5 minuti di chat e già 6 richieste. Va benissimo. Aspetta il buffo culo da, da Francesco, ma ancora non arriva. Quindi questa cosa mi preoccupa adesso. Anche <ride> okay, se so io molto più scattante Io intanto mi sto infognando con questa storia del, del comunicatore che è un depilatore per donne. Che poi ci può stare, no? Perché io penso che quando, quando. comunque realizzano delle serie TV, comunque dei film, eccetera, alla fine. Pure penso per realizza, realizzare degli oggetti di scena vanno un po' a vedere quello che ci sta in giro. E come per esempio tante volte eh, armature o roba varia quando fanno film tipo comunque di ambientazione futuristica se vai a stringere sono quasi sempre pezzi di embragature di armature de, mh, da motociclista per dire no? cioè, se uno sta un po' ferrato nel campo ti accorgi che nei film c'hanno le spalline i pezzi che si usano sotto le, le giacche da motociclista e, e, e quant'altro e quindi penso che anche per ehm, i vari oggetti di scena Tante volte si va a cogliere quello che offre il mercato e ecco io sto vedendo un'altra foto che sembra proprio oh, oh, sembra proprio lui Cioè adesso me mo... la rimetto è questo è il comunicatore <ride> il comunicatore dei QRS stellari è questo <ride> ragazzi attenzione Devi stare pure attento a come lo usi perché ti potresti depilare la barba capito Cioè è lui oh cioè, non c'è niente da fare, purtroppo è questo qui. E io adesso farei una cosa: andrei a comprare questi depilatori. Gli darei una verniciata e me li venderei su ebay a sto punto. E spaccerei per oggetti dei Stellari. E qualcuno, secondo me, già l'ha fatto. E niente, si sei perso che tra i buoni propositi del <ride> 2021 eh, Patrizio diceva che ti vorrebbe vedere con i capelli, però dico, è una cosa un po' irrealizzabile ormai per noi. Cioè, a meno che non gli andiamo dei parrucca. Non so come siamo andati a finire a parlare di depilazione e dei capelli con questa, questa cosa. Quanto ti sfuggono di mano queste cose? Ah, vedi, beh, giustamente, giustamente con 20.000 euro ti vai a fare il trapianto e diventi un novello conte. Allora questa è una bella domanda. Allora, no, niente, la trasmissione su Batman la facciamo prestissimo. Però la facciamo di sera perché vorrei affrontarla un po' bene e mi stavo preparando un po' di materiale. Mentre questa è una piccola live che faccio prima di pranzo la domenica. Quindi poi magari diventava troppo interessante il discorso e mi sarebbe dispiaciuto interromperla perché penso fra una mezz'oretta poi questa live la chiudo quindi è giusto questo per augurarvi un buon pranzo domenicale ovunque voi siate purtroppo credo che molti saranno a casa perché come abbiamo detto all'inizio della trasmissione purtroppo piove incessantemente dall'inizio da dell'anno che poi l'inizio dell'anno sono tre giorni però insomma comincia un po' a rompere il cazzo questa pioggia e quindi non ci permette di fare un granché allora, <ride> Batman è morto. Perché? Eh, questa, questa è tipo la bastardata. Vabbè, a parte cioè, eh, di che Batman è morto, per esempio, poi succede un miliardo e mezzo di fumetti dove poi succede tutto. Quindi è un po'. Eh, limitato. cioè, fa un po' ride. Però questa mi ha ricordato la bastardata che mi fece uno quando andai a vedere i Quere Stellari. Non ero riuscito a beccare il bietto di, della prima uscita, e avevo beccato la, la seconda visione. È Un pezzo di merda uscì eh, a fine. Perché purtroppo i cretini del, del, del cinema non controllavano le uscite e le entrate. Hanno fatto uscire la gente da dove si entrava. Quindi quelli che sono usciti dalla visione del film precedente, un, un simpaticone, è uscito, ha aperto le porte. Al solo muore, cioè così. Che lì per lì ho pensato, beh, magari è una battuta. Cioè, magari può farire. È eh? così. Ma sono stato tutto il film. Col pensiero che questo potrebbe morire o no, e quindi mi sono incazzato leggermente. Poi quando ho scoperto che moriva veramente lo saprei. Lo sarei andato veramente a prendere a casa a cacci nel deretano. <ride> pure Superman è morto. morti tutti. Eh vabbè, oh, c'hanno una certa purezza di supereroi. <ride> Comunque sì, davvero, eh, prossimamente faremo questa puntata su Batman, eh, non solo sul fumetto ma su tutto quello che eh, eh, gira intorno al supereroe, ovvero film, videogiochi, fumetti e quant'altro. Il tuo ex bastardo che ha spoilerato la morte di Tan Solo, eh, no beh è proprio infame proprio, cioè proprio infamone infamone non si fanno queste cose cioè devo capire non si fanno non mm. si fanno no vabbè ma no proprio proprio cioè ma stava ancora con te quando te l'ha spoilerato e l'hai lasciato per questo a sto punto perché sei andato proprio a cercare apposta su internet per spoilerarlo è proprio infame sono le 12.30 ecco questo è il mio co co computer che dice che ho la non so se si è sentito ho ovviamente il computer che mi dice ogni mezz'ora che ore sono perché quando mi metto a lavorare o a disegnare o a sistemare foto mi passa il tempo come, come pochi quindi mi devo ricordare che ore sono che non guardo mai l'ora e quindi mi sono messo questo allarmino che ogni mezz'ora mi dice che ore sono Cioè, Veronica, io spero che non stava co cioè, con te quando l'ha fatto, perché io pe questo sarebbe stato un, un buon motivo per lasciarlo. Cioè, io l'avrei fatto, Io avrei lasciato per questa cosa. Non capiscono la sacralità di guerre stellari di alcune persone. Ovviamente scherzo è neanche troppo. Francesco, invece al cinema mentre stavo vedendo The Departed Me ne sono uscito con un muoiono tutti. Vabbè, che vuol dire? Cioè, ma tutto mica lo sapevi però, l'hai buttata così. Ma qua sono morti tutti. Perché è già il film, comunque, è già il nome. Comunque devo sistemare assolutamente al più presto sta chat perché mi dà una noia vedere che è spaginata. eh Vedi quella era una premonizione, Veronica. Cioè, quello già uno che ti fa una cosa del genere. Mi dispiace, ma, è un buon motivo. Cioè, ho visto gente divorziare uccidere il proprio compagno o compagna per molto meno, <ride> no, io guarda, giuro, la, io sarei. Sarei voluto andare a casa di, 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 quel, di quel pischello. E, ovviamente dai tante di quelle mazzate. Sulla schiena, perché non cioè, tu non puoi, usci, dai da una sala e urla così sei un pezzo di merda amore, perché tu l'hai visto prima degli altri, ci hai avuto la fortuna e quindi vabbè poi vabbè so cose per carità so cose anche relative e anche eh, cioè si parla comunque di cose hilariche cioè, quindi non serissime però diciamo i problemi più, cioè, più seri e veri sono altri però sono cose che ti fanno ridere un po' il culo perché cioè, sai, ti sei ammazzato quando avete un film eh, e cercando di evitare qualsiasi spoiler, poi ti esce un cretino dalla sala e ti urla al finale del film. E allora, là cioè, sarebbe proprio castrazione chimica, minimo. Vabbè, ma sei un bastardo, francese! Cioè, non stavi in Sardegna passando. <ride> Passando vicino a un cinema all'aperto con la macchina, mentre stavano vedendo solo i nimbis, cosa pensi abbia strillato? Sei proprio un infame, Infame te lo dì, eh? Ti voglio bene, ma sei bastardo, <ride> un po' di città piena cortellata, poi in Sardegna, cioè, da quelle parti mi uno pure, sette pieno, cioè, no, comunque, vabbè, un po' hai fatto un po' la, il caparezza della situazione, dai. Buongiorno, oh, sì, che chi è, chi è, ti conosco? Comunque ciao, io che non mi ricordo mai i Nick di tutti quanti, quindi... Quindi hai spoilerato il finale di Zo, so, che poi... Il finale di Zo so pure.. È... Allora, so che scritto nel titolo Good Morning Vietnam era il mio pieno rispetto, vabbè. Grazie mille. <ride> Grazie mille. Good Morning Vietnam è un film che io adoro e la trasmissione che, che faceva durante il film era qualcosa di eccezionale. Oh, buongiorno Lobo. Buongiorno. Ecco qua il mio fratello di live e non solo. E, che, per chi non lo conosce, Lobolops TV, andatelo a vedere perché ci sono spesso anch'io. <ride> allora, vediamo che dice. Patrizio, a me hanno spoilerato la morte di Ned Stark il primo giorno vabbè dai, il primo giorno che iniziassi a vedere Games of Thrones Mi hanno spoilerato la fine della nuova trilogia del pianeta delle e ho bestemmiato, e mi pare giusto A parte il fatto che eh, Ned Stark, se tu conosci l'attore, avresti dovuto capire subito che moriva, cioè, non è... cioè lui ce l'ha nel contratto proprio lui deve girare almeno 5-6 film dove muore sempre. E poi, uno, forse lo fanno sopravvivere. Eh sì, vabbè, un lo sappiamo. Francesco, non è più uno spoiler. Che, che suo è il primo morto che sta nella stanza sdraiato. Insomma, poi ho detto. Hai fatto. Ho caparezza ci ho fatto una canzone su sta cosa quindi. Allora, le argomentazioni del mio canale eh, sono varie. Eh, di solito questa piccola rubrica la faccio la mattina, la domenica mattina, prima di pranzo, è giusto un saluto a... così un po' free, diciamo non c'è un'argomentazione eh, precisa, però di solito si parla di videogiochi, fumetti e film per lo più. Poi ovviamente da cosa nasce cosa, quindi è un po' a braccio si va su qualsiasi argomentazione. Per dire, stamattina abbiamo iniziato a parlare del tempo <ride> e siamo andati a finire al portiere di FIFA 21, volta che non esiste, e adesso stiamo vedendo i spoiler dei film: c'è la gente che ti spoilerà il film o cose, già. La, e quelle simpatiche persone che tu uccideresti eh, mh, proprio malemente Tipo come dicevo prima, eh, il tizio che mi disse che Anzolo moriva ha la prima visione del film al cinema. <ride> L'unico film in cui non muore è Salentino, è vero. Però io non sono così convinto. <ride> ok, me lo dovrei rivedere perché mi ricordo c'era un finale che... Eh, certo cioè tutto, la famiglia e lui non si ritrovano più, quindi non si capisce se muore la famiglia. Penso mu muoiano i componenti della famiglia, però me lo devo rivedere perché l'ho visto tanti anni fa quel film e me lo ricordo vagamente. Guarda stasera sarei venuto volentieri ma ho un bel po' di sessioni del gioco da fare e non credo di, di potercela fare. Però grazie dell'invito. Eh, poi beh, ti vengo sicuramente a, a vedere. Assalentili sono tutti morti. Eeeh. Guarda, me lo devo... Ma mi è incuriosito, me lo voglio andare a ripetere comunque il film. Perché non me lo ricordo bene. Il mi ricordo che a un certo punto stavano su due dimensioni parallele: c'era la famiglia, eh, se non erro, la moglie che cercava la figlia. E lui su un'altra un dimensione. E addirittura mi pare c'era una scena dove si quasi toccavano, ma stavano su due piani diversi. Quindi non mi ricordo adesso se, se muore. la. Che poi mi hanno fatto pure il seguito, quindi non so se non me lo ricordo. Sinceramente mi trovo in, un po' impreparato. Eh vedi la moglie e la figlia restano nata in dimensioni differenti da quella del marito. Dai On Onisak, ok sì sì, a voglia ci aggiorniamo sicuramente, ti verrò a cercare sul canale e vediamo cosa si può organizzare. Allora, hanno fatto il secondo dove lei ritorna da un'altra dimensione. Ah, lei riesce a fare. Fatto... Ma lui c'è nel secondo? È vivo? L'attore, dico. <ride> Ma tra l'altro Sean Bell è vivo. Sta <ride> pure questa domanda, io poi farei. Ah, quindi no, quindi non muore. Infatti, sì, è uno dei pochi film dove lui non muore praticamente. E che penso sia sopravvissuto! Non dico una stronzata: tipo tre film su tutta la sua carriera. Oddio, c'è stato attore e Fagios Snow in uh, Silent Hill? Sul serio? Che poi adesso mi voglio andare a vedere un attimo <coughs> la filmografia di Sean Bell perché capi in quanti film è morto. Ah, vedi? No, non lo sapevo sta cosa. Ma, cioè, quanto, quanto gossip, Patrizio. <coughs> Ah, sopravvivo proprio and Frankenstein è una serie con lui protagonista. Oddio, cos'è che mi sfugge questa serie? Questa quest non l'ho beccata. Strano perché poi di solito io mi piacciono tantissimo i mostri. Quindi i mostri intendo i classici mostri hollywoodiani, Frankenstein, Dracula, La Mummia e quant'altro. Madonna i film che ha fatto st'attore oh. Porco giuto! Io pensavo che aveva fatti in aggina, ma. È una cosa da. Cioè, praticamente ha iniziato dal 1984 al 2017 a fare i film. Cioè, quindi. Quindi, vabbè, dai, sarà una bella media. Non sarà morto in tutti i film, dai. In Silent Hill ha ah, eh, la dimensione alternativa è In realtà l'inferno creato dalla ragazzina Che i cittadini di Silent Hill Bruciano per seconderia Da dove poi è, scat è scaturito Il grande incendio Solo che la bambina sopravvive e fa un patto col diavolo Ah beh, sì sì Veronica dice: Non ha fatto molto successo come serie e a me è piaciuto abbastanza. Non super amatore film in costume. Eh, vabbè, sì, sì, concordo, concordo. Che poi alla fine diciamo, le serie di se sono oggettivamente brutte. Perché ce ne sono purtroppo di oggettivamente brutte. Perché quanto le puoi difendere, sono orrende. Io ripeto, reputo sempre che sono molto soggettive. A eh, cioè cioè, io, io, me, me sono piaciute tantissimo serie tv che. Eh, praticamente ne facevano una stagione perché forse le solo a me e poi sistematicamente le chiudevano e non le rinnovavano un'altra per stagione però io le molto belle e alla fine comunque come, come film film no? anche un po, un po' soggettiva la cosa comunque quanto, quanto bello Silent diciamo il film ma più, più che altro non, si, non credo sia stato abbiamo avuto un successore, però mamma mia, a me è piaciuto da, troppo dopo. C'è cioè cioè l'atmosfera fighissima, fighissima, proprio. Ah, le poche più celebri di Francesco, Francesco sono in Denay, Enrico VIII, The Island, Games of Thrones, Caravaggio, Il Signore degli Anelli, Roberto I. Anelli, porca <ride> miseria, braccio. Gli hanno e dato proprio la parte di, di quello che doveva morire, chi, Chi prendiamo, prendiamo per questa parte? Chi, Chi facciamo, facciamo morire? morire? Fare Boromir, prendiamo lui! Occhio, Occhio che mi sento toccato? Dove è, è doppiato, che significa. ho ritoccato qualche cosa. Sicuramente. Rimbombo. Forse, forse ho alto un po' troppo il. il volume del microfono. Vediamo un po', abbassiamo un pochino, un pochino. si sente meglio? Io purtroppo ho fatto un, un po' di casini, di casini con. Um, cercando di settare al meglio la scheda audio, audio, ma mi ho fatto un po' di cacciara. Allora. No? Sempre, sempre uguale, uguale, come è? mai? Ma fino, fino adesso il ribombato o è una cosa di, di adesso, adesso? Perché non so. Non, non so cosa stia succedendo. succedendo. Allora, dovrò fare un po', po di settaggi settimana, in settimana per, sistemare per sistemare un po' di usine. Allora, allora aspetta, aspetta eh, spegniamo l'audio e adesso. Sentite meglio? forse pure che è qualcosa della connessione. Perché non, non mi pare di aver toccato nulla. Che ho purtroppo la. Ecco, vedete sì. Ma si sente bene, perfetto. No, quasi pure che era un attimo la mh, problema di linea. Quarsi. Perché diciamo non ho toccato <ride> nulla da quando ho iniziato a trasmettere. Quindi di solito faccio danni come tocco qualcosa. Insomma niente, oh, lui ha fatto un casino, un casino di. Ehm... Ciao a Veg il Bardo Ciao Nereo Villa Piacere, benvenuto Allora, stavo vedendo Che prima ha fatto veramente tantissimi film eh. cioè, Caravaggio che mi dici te Francesco è dell addirittura dell'86 <ride> Ha fatto un film come fare carriera Nella pubblicità addirittura ah, Già che poi Shopping ah, Golden Eye Anna Karenina addirittura Airborne, Ronin Pure a Ronin stava Don't say a word signora Anelli. Vabbè, questo è stato penso dove l'hanno conosciuto i più. Uh, signora Anelli, Equilibrium, ah, pure a Troy. Giustamente, Il mistero dei Templari. The Dark, The Island, cioè hanno fatti dei film. Eh? The Hitcher, addirittura Outlaw, uh, Percy Jackson. Allora, parliamo di un attore che purtroppo ha una carriera di uccisioni eh, durante i film non indifferente, un certo Sean Bean che fece il Boromir al signore, del, al signore degli anelli. Il concerto mi dici? Uh, non ce l'ho presente. Non ce l'ho presente questo, ma andrò a vedere. Ah, me so, ah ho capito, me so, ho capito, sì. Sì, 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 ho capito qual è. Fa molte dice Francesco fa molte parti da cattivo, quindi spesso muore, quelle particolari di morte sono vabbè, <ride> quello sì. Però diciamo mh, è un po' però dai, porca miseria. Muore sempre. Però, non so, però mi sta simpatico di faccia, cioè non c'ha proprio la faccia da cattivo. Cioè non la diciamo, una faccia da simpaticone, dai. Pure quando ha fatto boro no? Che si sforzava a fa il bastardo, però non, non, in fondo in fondo non lo è, secondo me. Cioè, nel senso, comunque non c'ha non c'ha proprio la faccia da cattivone. Però, mica, c'è <ride> un bel fregno. Giustamente, dal da, 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 da lato femminile eh, ha colto diciamo, il succo del, del discorso. Francesco più che altro il personaggio più famoso di Matron. solo per sentito parlare. Eh, tra l'altro, sì, perché poi comunque c'è. ci se non erro. Personaggi di un certo calibro tra gli attori, cioè nel senso che avevano fatto comunque una grande carriera prima di Game of Thrones, se non sbaglio. Boh vabbè, poi pure quello dovrei andare a rivedere perché non mi ricordo adesso. Tra l'altro abbiamo fatto un silent Hill de del 2006. Quanti ne hanno fatti i silent Hill dei film? Mi stavo rivedendo un attimo su YouTube se, volevo, se beccavo qualche scena con lui che... È incastrato, ma... Mettono i miei gatti che mi adesso stanno tipo non si sa la fa che Sempre a parlare di Ned No, volevo dire un'altra cosa Cioè, che volevi di? Ah, beh, <ride> certo. <ride> Giustamente, in otto stagioni c'è cioè una puntata in cui non sinonimo a Ned ne ha fatto solo uno. Vabbè, perché comunque era un personaggio di un certo calibro. Cioè, non è che avevano ucciso un mugnaio, che ne so, eh. avevano ammazzato solamente il capostipite della, della casa da Stark. Quindi, insomma, bene o male. Eh, poi, comunque, <coughs> ci stava. Diciamo, fa pure una morte abbastanza. Bastarda, no? Cioè, a parte vabbè, che su Games of Thrones, apparentemente muoiono tutti un po' in, mh, con morti abbastanza infami. Però lui, insomma, lo uccidono platealmente, mh, tagliandogli la testa e quant'altro. Quindi, diciamo che eh, te rimane un po', no? La cosa del perché poi lui fondamentalmente è un buono, no? Si, me, si mette in gioco eh, andando a praticamente infilarsi nella tana del lupo e... <ride> e quindi ti dispiace un po' a tutti come muore quindi alla fine penso rimane pure un po' un personaggio che poi ti rimane impresso no? un po' un, un martire mentre altre morti magari sei contento che succedono perché magari il personaggio ti sta pure un po' antipatico eccetera Ecco, uh, un saluto a, a Stefano, grande Stefano, buongiorno. Sì, esatto, esattamente, Francesco, la sua chiamata è maggiore perché comunque è un personaggio che tu lo, lo capti subito come un, un giusto, un buono, no? Quindi alla fine quando lo uccidono pure in modo, anche, se, anche un po' stupido, perché poi lui se lo, se lo doveva aspettare, diciamo, un po' quello che gli poteva succedere in quel covo, diciamo, di... Bastardi che era veramente a proto del re. E quindi Ciro si che è molto più. Ti ripeto, secondo me lui c'ha proprio la faccia da buono. Come dicevano nel film dei no? Tu c'hai la faccia da buono. C'è una faccia che è comunque rassicurante così. Ti affezioni subito, cioè io non lo so a odiare nemmeno nelle vesti del Boromir, quindi figurate. Tra l'altro mi sa che ho beccata la scena dove c'è sta Giosnow su Silent Hill. Vediamo un attimo se riesco a farla partire. Sì, è una ripresa penso fatta col telefonino. Vediamo se riesco a mandarvela Da, dal, dall'immagine mi sembrava ed eccolo lì <ride> lui che rimane incastrato non so dove il buon il buon Sean che sta sempre poraccio infilzato da qualche parte ucciso come poi Stavo leggendo la biografia dell'attore <coughs> Fa tagliare la cosa che, eh, vabbè, Lui è nato a Sheffield Nel South Yorkshire Suo padre possedeva una ditta Che si occupava di acciaio Quanto metal sta cosa. Il suo primo amore è stato il calcio Da sempre un leale un, le un leale un leale di tifoso dello Sheffield United di cui ha anche un tatuaggio sulla spalla sinistra, queste cose fantastiche. Un incidente gli ha proprio impedito di giocare a livelli professionali. Niente, anche nella la carriera calcistica muore praticamente. Sì, stai. Lo diceva prima Francesco, se non erro sì, ha fatto pure su. So. Mi pare, l'ho letto anche prima, mi pare, nella sua filmografia se non erro se, no, se non mi sbaglio eh, ma so sono... c'era da qualche parte e <ride> muore pure là eh, sì esattamente Mentre il discorso era nato tutto da sto poro attore che muore in ogni dove, in ogni film, in ogni serie tv Un attorone, eh? stavo leggendo un po' la carriera, veramente un attorone. E va bene, a quanto pare si è fatta quasi luna e anche stamattina abbiamo dato le nostre. Abbiamo dato fuoco a tutta la nostra polveriera di stronzate <ride> per accompagnarvi al pranzo e mi, mi ha fatto tantissimo piacere che siete venuti qui a chiacchierare un po' con me. Proverò a sistemare un po' i problemi di grafica, che non so che cosa ho combinato, che tra l'altro ci ho, ho lavorato tutta la settimana per sistemarli, e a quanto pare non funzionano. La chat fa un po' come gli pare, e nonostante qualche problema tecnico, diciamo che sostanzialmente. Il tutto è andato per il meglio. Allora, eh, io vi saluto, eh, vi lascio andare a pranzo e spero che voi tutti abbiate una bella giornata. Eh, grazie ancora per essere stati qui a scambiare quattro chiacchiere del più del meno. <coughs> Riproporrò eh, spesso questa piccola live di un'oretta circa la domenica mattina quando posso, perché mi piace proprio sta cosa: di darvi il buongiorno o comunque la buona giornata. E vi rimanderò prossimamente a cose un po' più concrete e diciamo con tematiche un po' più definite tipo per esempio la prossima puntata che spero di fare il più presto possibile con l'amico Patrizio eh, dove parleremo del personaggio di Batman in, in tutte le sue diciamo mh, sfumature, cioè dal, dal cinema ai fumetti ai videogiochi. Veronica, grazie a te. Grazie sempre di, di essere presente ogni volta che faccio una live. Ti verrò spessissimo, come sempre. Grazie a tutti, quindi tornate a giocare, a fare tutto quello che stavate facendo. E grazie, veramente, <ride> grazie, a compagnia della sua morte, buonaccio, <ride> Francesco. Sempre così. Grazie, un bacione. Ricordatevi la domenica mattina. Good morning Vietnam! Quando posso, vi do il buongiorno o comunque la buona domenica. Grazie, grazie a tutti.